Salve a tutti, benvenuti a questa prima prova di culturismo italiano online. Volevo ringraziare subito i nostri sponsor, Colossal Nutrition e Vitamin Center, per quanto riguarda il loro supporto, la Anderson per averci dato la possibilità di avere Valentino Tozzi qui, la bellissima Viviana Violante, mito del culturismo italiano, ed Emanuele Meazzo che ci supporterà sia a livello tecnico che per quanto riguarda i commenti e il supporto vero e proprio di registrazione di tutto quanto. Grazie mille, io sono Vittorio Gagliano di Culturismo Italiano. Iniziamo subito questa prima puntata. Ok, da cosa vogliamo cominciare, Vittorio? Cominciamo da un excursus di perché siamo qui e cosa vogliamo fare, diciamo, no? Ok. L'Olimpia alle porte, abbiamo appunto invitato Valentino Tozzi e Viviana Violante come esperti del settore, rispettivamente men's physique e bodybuilding fitness femminile. E invece noi due, Vittorio e io, siamo qua a parlare un po' in modo generico dalle nostre possibilità del Ma sì, bodybuilding. infatti, Che insomma, vogliamo fare cerchiamo di noi, dare la Vittorio? nostra opinione su quello che è questo Mister Olimpia 2015 e le varie categorie, anche i loro Esatto, che ne partecipanti, ecco. sappiamo noi alla fine, no, di bodybuilding? Chi Ma siamo noi? meglio non sapere, diciamo, va. Esatto. No, ma direi che cominciamo subito come pensavamo già, come siamo preoccupati da giorni, da Kai Greene, no? Eh sì, Poverino. la domanda che si fanno tutti, Che è sto povero successo a Kai atleta. Greene? Tutti mi stanno Ormai scrivendo, che è escluso dal successo a Kai Mister Greene? Olimpia. Ma poi perché lo scrivono a me non lo so, ma però che è successo a Kai Greene? Non si sa. Tutti avranno visto il video che ha fatto oggi, dove in lacrime spiegava che sono successe delle cose che non si possono dire rispetto a affari interni della FBB. Ci sono speculazioni in atto, avresti sentito anche tu, Vittorio, avete sentito tutti quanti Sì, cosa sullo si dice. sponsor, il suo ex sponsor, Esatto, il suo ex sponsor Musclemed. oppure sul suo nuovo sponsor. Io, quello che ho sentito io è la Dynamic, con la K grande di Kai, perché è grande, ha parlato di voler lanciare i suoi prodotti all'Olimpia, di volere uno stand 20x20 enorme e di non voler pagare assolutamente nulla. Gli FBB, tutta l'organizzazione Expo, ha detto: momento, che cazzo vuoi fare? Kai non cede, o meglio, il suo agente, la Dynamic, non cede, gli FBB non cede, Expo non cede. Sono arrivati al termine dei tempi per firmare il contratto, il contratto non è stato firmato e quindi Mocca non può più partecipare. Sì, Questa, automaticamente viene escluso se non firma il contratto esatto, con le questa è una FBB. versione che si sente, certezze non se ne hanno. Io so anche della versione che mi dicono che la Musclemed abbia pagato addirittura 1 milione di dollari per avere il boots di Kai Greene più lontano possibile dalla sua zona di lavorazione e metterlo in un angolo nascosto addirittura. Vabbè, Però non spiegherebbe il perché non partecipa assolutamente. lui non partecipa perché non ha firmato il contratto tecnicamente, o no? Eh sì, e quindi la Musclemed che c'entra? Musclemed, scusa, la voleva escludere dalla visibilità, mettendolo in un angolino. Lui, appunto, ti vedi perché lo voleva al centro dell'Expo. E mi pare comunque, mi pare una versione strana, perché lui è Kai Greene, cioè lui fa spettacolo. Quindi Ma la lui è gente arriverebbe pure dallo l'ex faccia della sport, anche Musclemed. se in un altro padiglione o in un'altra città, la gente va da Kai Greene, cioè io andrei da lui. Non so voi Ragazzi, altri. se posso intervenire, penso che Certo. Kai Greene, anche all'ultimo piano, anzi, se gli avessero messo lo stand nel parcheggio, Ci sarebbe stato la gente 100.000. sarebbe andata a vedere Kai Greene. Quindi, indipendentemente non penso che Kai Greene si sia rifiutato di partecipare causa stand poco visibile. Penso che le motivazioni siano altre, anche se noi abbiamo visto un Kai Greene in forma, ok, in quelle ultime foto. Noi possiamo mai sapere Kai Greene quanto si sente in forma, oppure possiamo mai sapere Kai Greene se si sente di vincere un'Olimpia, perché perdonatemi, non so quanto conviene a Kai Greene partecipare e rischiare di piazzarsi quarto
quinto. Diciamo, è Quarto e vero che quinto. Inam è vinto. Eh sì, Sì, Vittorio, Vittorio, quarto quarto e quinto. quinto. Tu dici Perché perché quarto quarto e quinto? quinto? Perché Perché noi noi non non sappiamo, sappiamo, dato dato che che fino fino a a 2 o 3 2 o 3 giorni giorni prima prima non non puoi puoi sapere sapere la la condizione condizione dell'atleta dell'atleta vera vera e e propria, propria, perché perché magari magari noi noi l'abbiamo l'abbiamo visto, visto, sì, sì, nell'uscita nell'uscita che che ha ha fatto fatto 2 settimane2 settimane fa fa stava stava tiratissimo tiratissimo e e quant'altro, quant'altro, però però lui lui si si conosce, conosce, magari magari lui lui dice: dice: cavolo, cavolo, questa questa volta volta forse forse non non riesco riesco a a mantenere mantenere questo questo volume, volume, forse forse ho ho un un problema problema fisico, fisico, forse forse ho ho un un problema problema che che non non sto sto portando portando avanti avanti da da tempo tempo e e quindi quindi ha ha magari magari paura paura di di non non riuscire riuscire a a ripetersi, ripetersi, anche anche perché perché sinceramente sinceramente parlando parlando non non so so se se Kay Kay partecipi, partecipi, almeno almeno che che io io non non sia sia convinto convinto di di poter poter vincere e vincere e basta. basta. Perché Perché anche anche se se non non ha ha mai mai vinto, vinto, comunque comunque sui sui piazzamenti, piazzamenti, voglio voglio dire, dire, della della serie è serie è meglio meglio ritirarsi ritirarsi da da campione, campione, anche anche se se campione campione non non l'ho l'ho mai mai stato, stato, forse, forse, però però meglio, meglio, meglio meglio ritirarsi ritirarsi così. così. Oppure Oppure una una scelta scelta commerciale. commerciale. Non... Sì, un po' come è successo al Praga Pro, che ha fatto il pregiatore, Io. che rischiava di vincere ma non di così tanto, si è ritirato inventandosi una scusa che stava male, Ecco, poi 2 ore dopo era a mangiarsi un ma torto Liliana, tu che e ne quindi dice pensi? ok. Sì. Sinceramente Sinceramente non non so, so, anch'io ho anch'io ho preso preso oggi oggi la la notizia notizia e e siamo siamo sempre sempre nel nel campo campo dei dei forse, forse, quindi quindi la la notizia notizia ufficiale ufficiale è è quella quella che che mi mi hai hai dato dato tu tu prima, prima, quindi quindi una una questione questione di di sponsor. sponsor. E ci Ci sono sono varie varie relazioni relazioni sul sul suo suo stato stato di di forma. forma. Sinceramente Sinceramente non non lo lo so, so, non non mi mi sono sono fatto fatto un'idea. un'idea. Il Il risultato risultato che che non non ci ci sarà, sarà, quindi quindi sicuramente sicuramente questo questo spettacolo spettacolo ne ne subirà subirà l'assenza, l'assenza, ecco, ecco, questo questo sì. sì. Ma Ma tu, tu, Viviana, Viviana, pensi pensi che che lui lui possa possa non non partecipare partecipare per per paura paura di di perdere perdere nuovamente? nuovamente? Io Io non non penso penso che che sia sia così, così, però però è è un'idea un'idea che che mi mi sono sono fatta fatta senza, senza, diciamo, diciamo, dei dei fondamenti fondamenti concreti concreti e e reali. reali. Non Non penso penso che che sia sia così, così, penso penso che che ci ci siano siano questioni, questioni, anche anche magari magari un un mix mix di di cause, cause, sinceramente, sinceramente, però però non non saprei saprei proprio, proprio, non non saprei saprei proprio proprio Ma Ma facciamo facciamo un'ipotesi, un'ipotesi, Viviana, Viviana, se tutto se tutto questo questo fosse fosse una una macchinazione macchinazione commerciale commerciale e e domenica, domenica, sabato sabato domenica domenica Kai Kai Green è Green è sul sul palco, palco, così, così, un'ipotesi un'ipotesi assurda, assurda, ok? ok? Ma Ma sì, sì, una una sarebbe sarebbe comunque comunque ridicolo. ridicolo. Appunto, Appunto, quello quello che che vi vi volevo volevo portare portare a a dire, dire, cioè cioè sarebbe sarebbe una una grossissima grossissima cavolata, cavolata, sarebbe sarebbe una una cafonata cafonata ridicola, ridicola, imbarazzante. imbarazzante. Ho fatto un video di Perché 10 già minuti l'anno e ora scorso piange. hanno dato spettacolo, voglio dire. Allora, io penso che è vero che gli americani sono maestri nel fare spettacolo, sanno creare attesa, atmosfera, per carità, però mi sembrerebbe un po' eccessivo e da un punto di vista invece personale dell'atleta anche è parecchio umiliante, cioè uno non si mette a piangere davanti a milioni di persone, cioè io non lo farei, insomma. Eccessivo. Spero che non sia così, ecco. Di più la speranza che sia una mera questione economica di sponsor, di malintesi, ma non saprei, Politica o però qualcosa voglio del escludere che genere. sia una messa in scena articolata per creare atmosfera. Spero di no, Lo veramente. speriamo tutti, penso. A questo Nel frattempo punto. abbiamo perso Valentino. No, Valentina è No, qui, io no? mi sento, mi vedo, voi? Ok, perfetto. Continuiamo allora tranquilli. Ok, si sta riconnettendo. Ecco. Ecco. Perfetto, ci siamo. No, ascoltavo, 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 sentivo che Viviana esclude il fatto della possibile, magari, non condizione 100-100 di Kay. Però, voglio dire, a quei livelli può essere una trovata se non si sente all'altezza di salire su questo palco, voglio dire, magari non sappiamo il cambio dello sponsor, i vari impegni, magari il tour che ha da fare, non possiamo mai sapere un suo status fisico, magari ha avuto un piccolo problema, ha detto sai che c'è di Stai nuovo, dicendo che è rispondi. possibile che sia una trovata per evitare una Sì, brutta ragazzi, figura? sì, sinceramente sì. Sinceramente sì. Sono d'accordo con te, non lo possiamo escludere, c'è anche questa ipotesi. Io, sai,
forse sbaglio perché ragiono sempre con la mia testa. Per me i professionisti sono professionisti, come dice la parola, e mi aspetto da un professionista che se qualcosa è andato storto in una preparazione, e come tu ben sai può succedere, mi aspetto una dichiarazione formale, insomma, di una persona adulta, professionista. Onesta, no? Una persona onesta, infatti. Non una messa in scena da bambino che piange davanti a una telecamera, però hai ragione tu, questa eventualità c'è assolutamente. Come dicevo prima, siamo sempre nel campo di forse, di perché. Auguriamoci veramente che sia un professionista serio e che le motivazioni siano altre, che non è andato storto qualcosa, per cui forse non dico oddio, meglio ritirarsi prima, perché sarebbe una brutta immagine questa per lui, voglio dire, almeno secondo il mio parere. Poi quindi, escluso il fatto che Kai Green non sarà all'Olimpia, l'America ci propone un altro contrasto, Roden Wolf, perché a quanto pare dice che i due hanno anche loro un'accesa rivalità. Sì, ora, io onestamente li ho visti tutti e due al San Marino Pro, uh-huh. E nessuno dei due mi è sembrato così aggressivo rispetto a un altro, prendendo come esempio la scenetta che hanno fatto l'anno scorso Kai Green e Filippo sul palco. Però sì, Muscular Development dice che c'è la possibilità che il secondo posto sia o di Roden o di Wolf. Voi cosa ne pensate? Secondo posto dipende anche dagli altri. Insomma, Roden Wolf secondo me l'hanno messo in contrapposizione più che altro per il tipo di fisico che hanno. Comunque sono entrambi con una bella linea, Wolf magari un po' meno, Roden di più. E poi sono, se li guardi, sono un po' gli opposti uno all'altro. Cioè sono proprio da contrapporre, come un Filito e un Kai Green. Sono il biondo e il moro, praticamente. Il biondo e il moro, il nero e il bianco. Uno è più grosso, più mass monster, uno un po' più punta di più sull'eleganza. E quindi li contrappongono anche per quello, secondo me. Però per il secondo posto non so, ci sono tante variabili, però effettivamente se Wolf azzecca un po' il tutto potrebbe anche puntare al secondo posto. Però Wolf io sinceramente non l'ho visto, è sempre molto schivo nel pre-gara. Quindi Roden ho visto ben poco, le ultime foto pubblicate poco fa, non si capisce bene, vedremo. Non so adesso cosa ne pensate voi altri. Ma io penso che queste scenette, questi nemici creati ad hoc siano un po' più che altro per lo spettacolo. Non so quanto di vero ci sia dietro. Non ho visto questa inamicizia nelle varie occasioni in cui ho potuto vedere i due atleti, e non credo che ci sia in verità. Per quanto riguarda le posizioni, al di là di Filippo che tutti conosciamo, il secondo posto in assenza di Kai Green si apre a tanti scenari, effettivamente. Questa lotta Wolf di cui parlavi, sinceramente non l'ho mai proprio presa in considerazione, sinceramente. Hanno due fisici, insomma, abbastanza diversi. Io prediligo Sean Roden, però si entra nel gusto, quindi non so, magari voi cosa ne pensate a proposito. Ah, io Roden tutta la vita. Ah, ok. Wolf non so perché mi fa... Non mi piace. Perché l'ho conosciuto a San Marino Pro. In armonia particolare. No, io Wolf... L'armonia di Wolf è bella fino ad un certo punto. Fino ad un certo punto, perché se poi andiamo ad analizzarla tecnicamente, voglio dire, c'è troppa differenza tra la parte alta della schiena e la parte bassa. Magari potrebbe essere un po' più armonico, nel senso, avendo la parte bassa della schiena un po' più larga, un po' più spessa, anche le gambe, il quadricipite, che si differenzia molto dal femorale, quindi sì, un ottimo atleta, però
Ovviamente questi sono sempre gusti nostri personali, non vogliamo dire che insomma... Gusti personali, sì, personali sì. Che io penso Roden abbia un'estetica molto più bella e affascinante. Penso che comunque ci siano gli atleti che vedremo, che comunque magari spesso non vengono nominati, ma secondo me nel giro, non so se quest'anno, ma l'anno prossimo inizieranno la scalata verso la vetta, che sinceramente io mi riferisco all'atleta del Pro Creator Danny Lambod, che noi abbiamo visto lanciare a non ricordo quale gara. Sto parlando dell'atleta, ora mi sfugge il nome, ma aiutatemi, lo prepara sempre in campo. Justin Compton, ma lui non c'è però proprio, salta per andare a Lambod. Lui non c'è, Justin Compton? No, non c'è. Lui salta per concentrarsi su Arnold 2016 che vuole vincere. Un po' come mi hanno detto farà 100 pani. 100 pani non partecipa, altro qualificato che non partecipa è Fuad Abiata. Ma Compton, era nella lista. Sì, sì, qualificato, avendo fatto l'Arnold, si è piazzato terzo mi pare all'Arnold, quindi qualificato per l'Olimpia, però insieme a Fuad Abiata... Justin Compton non parteciperà a questa Olimpia per scelta sua. Sì, hanno rinunciato proprio alla possibilità di partecipare. Io sono invece curiosa di vedere come si presenteranno sul palco due personaggi diversi l'uno dall'altro, ovviamente. Uno è Billy Remy, che voglio vedere come si piazzerà. E l'altro è Bonac Williams. Anche per il fatto che non c'è Ken Green. Esatto, sono curiosa di vedere come questo colosso verrà inserito. William Bonac è un mistero. Ho visto delle foto molto dove stava molto bene e sono curiosa di vedere come si presenterà su questo palco. Benissimo ovunque, forse lo penalizza avere forse troppi muscoli per la sua struttura, perché ha talmente tanti muscoli che sono veramente ovunque, veramente una sfera di muscoli pienissimi. Allora, molto bello, io... però come struttura lui è partito da 202 litri come gara, come categoria, poi è cresciuto in maniera spropositata, però la sua struttura è proprio quella da 212 libri, è come un Flex Lewis però oversize, strapieno, stragonfio, e quindi forse a fianco, ovviamente, a un Big Ramy chiunque sparisce, ma anche a fianco a uno qualsiasi dell'Open, a un Wolf, uno Sean Roden, ma anche un Philippe, come dimensioni in sé, forse non riesce a stargli appresso. Poi si vedrà poi sul palco, ovviamente, come sempre. Devi mettere anche che un Wolf o un... un Cuclo o anche un Macmillan sono molto più alti di lui. Sì, sono altissimi. Quindi a confronto lui proprio sembra piccolo. È la struttura proprio da... È un 212 mancato perché è troppo grosso e troppi muscoli per essere 212 libbre. Sì. Ma infatti l'anno scorso mi sembra che è stato il San Marino Pro Classic. Sì, l'anno scorso, sì. E, ho avuto la possibilità di andare a cena con Flex Lewis, William Bonac, Neil Hill, che è il loro preparatore, Guy Cisterrino, tutti questi qua, grazie a Gianenrico Pica. E Neil Hill, il suo preparatore, diceva proprio che ancora non siamo pronti a questo tipo di fisico, riferendosi a Bonac. Cioè il suo tempo non è adesso, sarà fra 2-3 anni che lui riuscirà a esplodere veramente e avrà dei piazzamenti migliori, perché il suo tipo di fisico è particolare e non è ancora, diciamo, apprezzato dalla giuria, ecco. Sì, c'è qualcosa. Quindi potrebbe essere un'esplosione tardiva, insomma, perché, insomma... Necessita di più dettagli. Sì, sì, in questo senso, ecco. Nel frattempo, con un ragazzi, assoluto personale, posso tiffare Martinez? Sì, Martinez potrebbe essere una rivelazione di quest'anno. Ma se le del 2007, perché no?
Ma sì, perché no? Però ultimamente c'è Io in realtà si fa sempre più sinceramente. su di lui, c'è il cosiddetto palumbismo, lo vedo troppo andante su Martinez. La sproporzione tra parte alta e parte bassa comincia ad essere un po' troppo evidente. È bello da vedere così, magari in canotta o sopra, ma se guardi la figura completa, ormai è troppo, troppo in là, non riesce più a recuperare. Per quanto fosse prima bello da vedere, adesso è troppo sproporzionato. Era comunque Ragazzi, Martinez. c'è da ricordare che a questo Olimpia ci sarà anche il debutto di un nuovo pro, cioè un nuovo pro che debutta direttamente all'Olimpia, Attenzione. che è, non so se sia egiziano o è del Qatar, Ah, sì, comunque vive in Qatar, Aziz Aziz, Jalali. non so come si chiama, Aziz Jalali. Aziz Jalali, che ha Lo sento. vinto il Mister Olimpia Amateur e quindi ha guadagnato il diritto di salire sul palco dei pro, automaticamente. Beh, oddio, non penso che sarà lì a contendersela per i primi sei posti. Sì, però come ogni anno c'è sempre quello dell'Olimpia Amateur dell'anno scorso che si diverte un sacco a salire sul palco degli Olimpia, a gratis praticamente. Sì, la differenza è che ha preso 20 kg in più all'ultima Sì, gara. rispetto al Mister Olimpia amatoriale ha preso 20 kg, che è abbastanza inquietante come cosa, Questo però qui, esempio loro che ci riescono voglio come. dire come li ha messi con più convinzione. Foto non ne ho trovate, ho provato. Sapete, no, chi lo prepara? Chi lo prepara? No, chi lo prepara? Come no? Grammala! Ma è Ah, quell'ex vero, vero. Quella che ha Winkler. creato Winkler praticamente. Esatto, Sì, l'assassina. vive con lui, vivono insieme precisamente a Doha. Lui ha un supermercato, chiedo scusa, uno store di integratori con a fianco il ristorante, si chiama Dieta House e Supplement House, che sono praticamente vicini. E lui praticamente ha fatto, fino a 3 settimane fa che io lo seguivo, stava in una condizione che dicevo, ma forse non gareggia più, cioè era un chiattone Io ho esagerato. visto l'ultima Poi foto che l'ho all'improvviso trovato, non dica che è sto ciccione. non so come ha fatto, si è iniziato a tirarsi ed ha detto che gareggerà con 20 kg in più quando ha vinto l'Olimpia a Mosca. E sinceramente, come linea, per me era già da, non dico da buon professionista, però. Non, di sicuro non uno di quei professionisti che fa brutte figure sul palco. È bello, è giovane, voglio dire. 20 kg sono tanti. A me piace molto. Non so dove li ha messi, sono tutti di stomaco, però. perché già non è che gli Vabbè, dai, se manca. vedi le ultime foto, confronto a quello dell'Olimpia Confronto a quello dell'Olimpia amatoriale, amatoriale, si si vedono i vedono i muscoli muscoli dove dove li ha li ha messi. messi. Cioè, Cioè, le ragazzi, questo è braccia, bellissimo. Posa in un modo spettacolare, fa delle belle routine. E, beh, è in gamba il ragazzo, è davvero in Sì, gamba. no, è Non un è giovane, insomma, uno che di si quei sta. Io, ragazzi. tra L'ho l'altro, l'ho intervistato intervistato per per Culturismo Culturismo Italiano. Italiano. Sì. Non Non so so come come hai hai fatto, fatto, dato dato che che non non dice dice una una parola parola in in inglese. inglese. Mi ha chiesto di mandargli tutte le domande in inglese, se le ha fatte tradurre, e ha risposto tutto in inglese dalla sua moglie, che in realtà è anglosassone. L'ho riintervistato subito dopo la vittoria all'Olimpia amatoriale, quindi quasi un anno fa praticamente. Molto, molto bravo, disponibile, con voglia di fare. Una testa, diciamo, già proiettata al professionismo americano, ecco. Cosa che da noi manca, ovviamente. Allora vediamolo. Sì, io spesso ci ho parlato su Instagram. Lui fa il coach, non so se avete mai visto quella categoria di men's physique che gareggiano con i jeans. Sì, fantastico. Ah, Lui che categoria? prepara tutti Sono quelli tutte che vincono enormi. quella categoria. La tua categoria, Valentino, non è quella? Che Esattamente. è successo? Che è successo? No, tu dicevi a Valentino che No, la sua non sento categoria, bene quella di jeans, purtroppo. men's physique in jeans.
Ah no, Valentino, ti prendevo in giro che dicevo che era la tua categoria quella con i jeans. No, 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 Stavo no, scherzando. Poi tutto il jeans con tutto l'olio addosso. No, e lui praticamente lui prepara i ragazzi che gareggiano in quella categoria e i ragazzi che gareggiano nella stessa categoria, però con l'abito tipico, che so, degli Emirati Arabi. Non so se li avete messi. C'hanno sti foulard bianchi bianchi, addosso che fantastici. sembrano tipo dei sceicchi che si sono tolti il pezzo di sopra e sono rimasti col gonnellino. Sì, lui li prepara e quindi io li seguo molto perché sono un po' più vicini alla mia categoria. E lui un paio di volte mi ha scritto e mi ha fatto i complimenti. Io gli ho scritto e sembra un ragazzo davvero molto disponibile. Io faccio il tifo per lui, anche perché poi, voglio dire, debuttare nella prima gara pro, debuttare all'Olimpia, voglio dire, essersi No, non deve impegnata per essere, gli non deve essere Studenti Olimpici in più, facile. non deve Assolutamente. essere facile. Tanti complimenti, soprattutto. Assolutamente. Ok, Valentino, parliamo un po' della categoria che ti appartiene realmente, al di là degli scherzi adesso. I Memphis Heek. Ok, Sadiq, Buendia, questi chi vedi davvero quest'anno sul trono? Ragazzi, Però, però dai, devi essere onesto. più onesto di così? Ragazzi, Abbastanza onesto. Guardando le foto che ci sono in giro, tu guardando pensi le che... foto che ci sono in giro, Lascia il cuore a casa. basta, possiamo analizzarli insieme. Il men's physique professionistico ormai sta salendo di livello, ma mantiene sempre la sua origine, quindi vita stretta, spalle larghe, clavicola lunghissima. Chi è che ha la schiena e la clavicola più lunga? Lo sapete? Domanda. Per me sa di Io lo che so, assolutamente no, di 2 cm Jeremy Buendia. Ecco, maledetti centimetri. Sei andato lì col metro a misurarlo, fammi capire. no, Per no, bandito. ci sono scritti. Chi è che ha la vita più stretta? Sempre Tutti lui? quanti pensano. Sempre Buendia. Ha 3 cm di vita più stretta e 2 cm di fianchi più stretti. Ok, quindi è più piccolo, è più largo, ok? Hai anche il braccio più grosso. I pettorali di Sadik come sono? Bruttissimi, c'hanno un buco qua. Invece Buendia c'ha davvero due tette esagerate. Quindi voglio dire, Quindi se stiamo a parlare tecnicamente suppongo che ti piaccia Buendía, così la butto lì. tecnicamente Secondo te vincerà ma lui. Sempre in pratica. no, ma non è sì, me la butto sulla tecnica, ragazzi. Cioè, un atleta che ha dei pettorali più belli, più rotondi, delle spalle più larghe e più lunghe, una schiena più ampia, una vita più stretta, un bacino più piccolo, ok? Le gambe non le stiamo a guardare, quindi voglio dire, nei parametri ci sta. Poi che cosa conta? Conta il viso. Buendía è un bel ragazzo, è davvero un bel ragazzo. Magari anche Sadik lo è. Ora non stiamo qui a criticare il look dei capelli lunghi, quant'altro, Sì, le Sadik è più treccine, questo. Voglio mascalzone. dire, però. Buendía è più bravo ragazzo. Ah, sì. Quindi un C'ha anche antipop non, cioè un antipop non neanche la. Un attimo ci. solo, ci arriviamo. E qui facciamo sempre il paragone Sadik e Buendía. Buendía è molto più completo, ok? Guardiamo i pettorali. I pettorali di Buendía rispetto a Sadik ha dei pettorali davvero in una forma che a me sinceramente non piacciono proprio. Non sono mai piaciuti da quando vinse il suo primo New York Pro. La parte alta davvero è molto brutta, mentre Jeremy Buendía ha questi pettorali molto rotondi, queste braccia molto rotonde. Secondo me dovrebbe smettere di allenare in modo particolare i tricipiti, anche se è il suo cavallo di battaglia. Però voglio dire, lui personalmente consiglio spesso di allenare i tricipiti. Quando l'ho incontrato a Columbus,
non so perché si fissa sulle braccia, mentre Sadik continua a straallenare gli addominali in un modo molto corretto, tant'è vero che non ha fatto un addome ipertrofico come si è adesso ritrovato Jason Boston. A momenti Jason Boston sta facendo una panza esagerata, sta straallenando il suo addome, che io gli consiglierei di iniziare a fare un po' più di vacuum per cercare di ritirarlo un pochettino dentro, dato che sta facendo davvero un addome esagerato. E niente, Buendia, l'addominale di Buendia non è spettacolare, si vede ben poco, ma non è nel physique. Quindi io in termini di parametri vedo Jeremy Buendia messo davanti a tutti. Atleti che mi piacciono tantissimo, tantissimo, sono Anthony Poe, il russo se non erro, e Diogo Montenegro, che è al suo primo Mister Olimpia. Diogo Montenegro non è altro che un Jeremy Buendia ancora più piccolo, ha gareggiato con me a Madrid 2014, ha fatto una sola gara professionistica in Canada, in Toronto, ha vinto. È un ragazzo che ha una vita strettissima, una clavicola non molto lunga, ma sembra che comunque sia lunghissima, dato che ha un bacino esistente proprio. E comunque anche lui è un ottimo atleta. Cioè, purtroppo io speravo che con l'arrivo di questa nuova categoria del Classic Physique si iniziasse a fare un po' di differenza, perché ci sono atleti che vanno più verso il bodybuilding, magari come Buendia, e bei atleti che invece di bodybuilding non hanno bel niente, tipo come un Ryan Terry. Ryan Terry, che è un bellissimo atleta, ma sinceramente, signori, non so che cosa ci faccia vicino a un Jeremy Buendia. Io ho le foto con entrambi e sinceramente, per quanto riguarda i volumi, sì, è vero, si sa, io sono uno di quegli atleti a cui i volumi non mancano, ho fatto delle fotografie vicino a Ryan Terry e sinceramente, oltre ad essere iperdefinito, non ha nient'altro. Una linea spettacolare, ma è davvero molto piccolo, davvero 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 molto piccolo. E lui ad esempio per me potrebbe partecipare a questa nuova categoria, quindi Classic Physique, che perché un atleta molto leggero. Sai, adesso ci stai facendo mostrare queste fotografie, proprio questa fotografia rispetto a una fotografia di Jeremy Buendia che ha tutt'altra struttura. Mi dispiace che a questo Mister Olimpia mancherà Felipe Franco, che l'anno scorso ha fatto l'ultimo posto, ma comunque si è presentato in un'ottima condizione. Penso che Mark Anthony continuerà a sbagliare la ricarica, grazie a coach. Io già ho fatto un po' tutto il mio pronostico, perché vedo che Jeremy Buendia è in ottima forma e il suo coach Annie Rambod è davvero un maestro, quindi è difficile che gli guasterà la forma. Sadik è seguito da due persone, ha un nutrizionista e poi un preparatore che gli segue tutt'altro, e il suo nutrizionista, che non ricordo il nome, è un ragazzo abbastanza cicciottello. È bravissimo, anche Sadik penso che si presenterà in un'ottima condizione, ma Buendia vincerà di nuovo per questioni di parametri, voglio dire, gente, atleti belli come Anthony Pogo, Poston, che so, qualcun altro, Mark Anthony, non penso riescano a togliergli il primo posto al mio caro Jeremy Buendia. Questo è il mio pensiero. Sadik, sì, è vero, rispetto all'anno scorso non è che è migliorato chissà quanto, anche perché forse aveva poco da migliorare, solo dei deltoidi più grossi. Buendia invece si è trasformato. Quindi comunque tu vedi vincitore lui e poi al limite Sadik un posto, no, un antipo dopo. Sì, ragazzi, cioè, se dovessi fare la tua classifica, dimmi della tua classifica i top 3, dai, di questo Mister Olimpia.
Jeremy Buendia. Sono costretto a mettere secondo Sadik, non perché mi sia antipatico, ma sinceramente preferirei mettere un Anthony Bob. Fai quello che ti senti tu, non ha importanza se Sadik. Lui è più famoso. E lui è il suo nutrizionista, quello è il suo nutrizionista, questo qui. Sì. Secondo posto Sadik, terzo posto per me non ci sarà Jason Poston, ma spero di vedere appunto un Anthony Pop che è in gran forma, davvero in gran forma. Anche qui si è creato un po' di casino nella sezione dei fisici, perché si parlava di come si chiama? Sergi Costanz, che doveva gareggiare, ha ottenuto la qualifica, aveva addirittura firmato il contratto, poi sono scomparse tutte queste fotografie, non so perché, magicamente sono scomparse tutte le fotografie. Lui stava pubblicizzando che praticamente si stava facendo seguire da Neil per prepararsi all'Olimpia, poi stava seguendo il corso di posing fatto da il corso di posing che lo faceva, un attimo solo, non mi viene in mente, Omar stava seguendo lui per il corso di posing. Omar, l'ex preparatore di Johnny Sebastian. Johnny Sebastian è un altro men's physique che ha fatto l'undicesimo posto lo scorso anno, che però ha deciso di sfruttare il tesserino professionistico per poi passare alla 212 libre, perché si ritiene sprecato tra i men's physique, vuole mettere muscoli e quindi sfrutterà il suo cartellino per passare alla 212. Pure giusto, insomma, fatto per reggere nella categoria dove ti senti più a tuo agio. Sì, anche perché lui è molto piccolino, molto bassino, gli piace mangiare, dato che il suo profilo Instagram mette solo fotografie di cheat meal, fa un cheat meal all'ora, quindi ha detto voglio passare alla 212 libre. Invece ora avrei una domanda per Viviana e poi se volete rispondere voi. Tu, Viviana, hai gareggiato nella parte professionista in tutto il mondo, insomma, sei un livello. È possibile che determinati piazzamenti siano dovuti anche a chi ti allena? Poco fa parlavamo di Neil piuttosto che di Fara, questi qua. Cioè, è possibile che un Filit arrivi al primo posto non perché sia davvero il migliore sul campo, ma perché il suo preparatore abbia un nome più importante a livello degli altri? Pensi che una cosa del genere ti possa aiutare di posizione in posizione, oppure è solo, diciamo, una delle tante magiche storie che si sanno sul mondo dei professionisti? Allora, due risposte. Una istintiva e veloce, e la risposta è no, non è possibile. Cioè, il primo è il migliore. Okay. La seconda, un po' più complessa come risposta, ed è il mio parere, quindi non è detto che sia una verità, secondo me il mondo professionista prevede oltre che la fisicità che porti tu sul palco, anche una serie di considerazioni relative, nel senso il farsi vedere ad ogni gara, anno dopo anno, il migliorare e anche il tenere delle pubbliche relazioni, che vuol dire che anche il tuo preparatore diventa parte di questo tuo essere manager di te stesso, no? Quindi sicuramente avere un preparatore di grido e che conosce gli addetti al settore aiuta. Come aiuta andare ovviamente sulle riviste, l'essere visibile, l'essere, avere un buono sponsor, diciamo che tutto concorre a fare di te l'atleta che sei, quindi fisicità, quindi non è capacità di portarla sul palco, quindi carisma e soprattutto per i professionisti, secondo me, il vendersi bene, quindi essere manager di se stessi. Quindi diciamo che non è solo un lavoro in palestra e sul palco per loro, è una cosa 24 su 24 proprio. Assolutamente sì, poi ricordiamoci sempre che sul palco dell'Olimpia sono tutti campioni, quindi per arrivare lì sono sicuramente tutti dei fuori classe. Cosa fa la differenza poi? La capacità di essere fuori classe per anni, il più a lungo possibile,
la capacità di vendere bene la propria immagine. Insomma, penso che sia molto importante questo, sicuramente. E se quest'anno ci fosse un cambiamento all'ultimo minuto, cioè se, come quando è successo fra Cutler e Heat, cioè che qualcuno riuscisse a battere Heat, chi potrebbe essere secondo voi? Se, ipoteticamente, ovviamente. Se mai potesse... Io in questo momento non vedo nessuno in grado di fare questo. Battere Heat al 100% della forma, o se un Heat che va un po'... arriva un po'... No, un Heat diamo per scontato che sia... lì dando il suo massimo, però magari trova un che vi posso dire, un Jackson che è tornato ai suoi fasti antichi e quindi piace di più ai giudici e lo batte, per, ecco. Un Jackson ai fasti antichi con un Heat al 100% comunque è un'ipotesi, ovviamente non si può fare. Vedo un'ipotesi un po' remota. Deve essere una serie di cause concomitanti, cioè che Heat non sia in forma, gli altri un Big Grani super definito, sì, dai. Esatto, volevo dire anch'io, se un Heat leggermente off e un Big Grani che si prepara come si deve con condizione da Heat, allora ok. Vabbè, tanto lo sapete che se sale sul palco 100 pani vince comunque, va. Parere mio, certo, amico mio, c'hai tutte le mani in pasta, lo fai vincere. Bravo. E invece nei 212 chi vorreste? Io James Lewis sempre. È bellissimo. Correa. È bellissimo Flex Lewis. Quando l'ho visto qua che è venuto a due torri, mi ha impressionato come nessuno mai. Fantastico, stupendo. Però Correa è troppo Correa. Bello. Miliana ha una predilezione per Correa, vero? Io sì. Anche per Flex, se devo essere sincera, Flex per me è grandioso. Però anch'io ho una certa passione per Correa. Aspetto di vedere come si svolgerà questo duello quest'anno. Perché è veramente molto bello Correa. Di durezza, un fisico talmente pieno e duro che Correa dici, insomma, momento. Però Correa forse magari non ha la linea pulita che ha Lewis. Cioè, e Lewis non ha la durezza che ha Correa. Cioè, Lewis ho sempre visto un po' strano muscolarmente parlando. Quel tipo di... non so neanche come definirlo. Gommoso? Però quando non posa. Ma anche quando posa, boom, i muscoli spaccano secondo me. Si gonfiano e sono pieni e densi. Se fossero, che ne so, un matching ball con le righe. Non sono profondi come un Correa. Correa lo vedi e dici, cazzo, è fatto di granito. Sì, questo sì. Ecco. Lewis è tirato e tutto, ma non è granitico. Che poi non è neanche il modo giusto per dirlo, perché non puoi definirlo non granitico da queste foto, ad esempio. Però c'è quel qualcosa di diverso. Che ti dice è strano, non so, forse non so se è la separazione o quant'altro che pecca rispetto ad un Correa, o semplicemente il limite di peso, che Correa essendo magari leggermente più basso è più pieno nel complesso, non lo so, però c'è questa idea, perché se guardo Correa così, guardo ste braccia, questo petto che esce fuori, che mi esplode, dico porca puttana. Attenzione. Ok, top 3 nei 212. Emanuele? Top 3 nei 212, senza particolari ordini, perché dipende dalle condizioni in cui arrivano. Sicuramente c'è Correa e Flex Lewis. Il terzo incomodo, non lo so, perché ci sarebbe un Jose Raymond che è sempre freaky, che arriva e può fare un po' quel cavolo che vuole. Però ha sempre questo fisico un po' strano, che a me non piace moltissimo. E sinceramente a me piacciono moltissimo queste new entry dall'Asia. Tipo questo Kim Yu-ho, che ha vinto l'impossibile tra ranchi amatoriali e adesso qualche gara pro. Se fa le cose come si deve, attenzione, cioè non teniamolo sotto gamba. Che poi magari sarà poco visibile perché ovviamente non ha il nome, a parte che essere poco pronunciabile il suo nome. Però rispetto a un José Raymond che comunque ha già gareggiato e partecipato a
centinaia di gare, perché faceva tipo tre gare all'anno nelle gare degli anni 90, quindi è ben più che conosciuto. Questi nomi nuovi, seppur con tante qualità, potrebbero dar problemi. Albione, David Henry. Sono d'accordo anch'io sui primi due, Correa e Max, e metterei in forse anche Yamagishi, no? Il nostro giapponese. Sì, Yamagishi non l'ho visto in qualche foto attuale, non l'ho trovata almeno, quindi no, non io saprei. Non ne ho parlato neanche io, infatti. Non si sa, finché non si vede non si sa. Valentino, per te? Io penso che ci sia meglio del giapponese David Henry. David Henry, sì. Non ho capito? Grosso, dico. Sì, poi quest'anno stava particolarmente bene. Ho visto delle foto attuali di abbastanza recenti David Henry che era in giro a spassarsela e mica male. C'è da David vedere Henry, se è Aaron bravo a tenere segno che Clark, porta sul palco. anche Gai Cisternino, eh? Cisternino è un amico, quindi preferirei non. Comunque è un amico, preferirei non parlarne, anche se io lo vedrei da top 3 sempre, anche lui. Ma invece sapete che c'è un anime entra anche nei 212 che viene dall'Europa? E chi è? Dobromib Deleb. Ah, ecco, sì, ce l'avevo presente. Sì, che ha vinto e si è qualificato. Oddio, abbiamo visto un video dove sembra anche lui bello granitico, bello pieno. Lui sta con me a Madrid, eh? Che senso sta con te a Madrid? Risposato? Lui fa sponsor Randerson. Ah, pensavo che vi sposavate. I sogni restano nel Lui fa lo cassetto, però. sponsor Ah, ecco. Non lo sapevo. Quindi sarete allo stesso stand? Randerson. Ah, bene, Sta con me, fa parte del mio team, lui. bene. Io sapevo, ma è da poco che è entrato nell'Anderson. Ma da quando ci sono entrato io, siamo entrati in quattro insieme, un men's physique, un bodybuilder pro e due donne. Molto bene. Tu che l'hai visto da vicino, cosa ne pensi del suo personaggio? Che non riesco a farmi Io? bene un'opinione. Sì, non riesco a farmi bene un'opinione da quello che ho visto. Perché vedo tante vene, però quando ci sono tante vene, poi è tipo un fisico alla Branch Warren. Non saprei bene come definirlo. Ma gli hai fatto un complimento a dire che c'è un bicicletta Vabbè, allora dipende da quale Branch No, Warren. non è tra i miei preferiti. Vabbè, vedremo come si piazza, dai. No, non sento bene purtroppo. Dico, Vedremo come si piazza. vedremo come si piazza il ragazzo. Vedremo, sì. Altri nomi che abbiamo, ma qua c'è il Gai Cisternino. Ci sono tanti begli atleti nel 212 libre, perché se li guardi tutti singolarmente, sono tutti campioni, a parte che è l'Olimpia, però tutti hanno la linea abbastanza bella. Tutti un sacco di muscoli, tutti più o meno pieni, Ecco, tirati. questo è un argomento che volevo affrontare con tutti voi. Siccome gli atleti nella 212 sono molto belli, e siccome abbiamo visto quello che è successo alle donne bodybuilder che sono praticamente scomparse, secondo voi è possibile che si stia andando a un cambiamento, cioè a un'evoluzione di togliere anche la categoria open e lasciare solo i 212 perché considerati più belli e come diceva Viviana, in un nostro discorso più vendibile e più accettabile al mercato oggi come oggi. No, Cioè, è una cosa impossibile secondo voi è o... impossibile perché comunque per quanto possano essere belli sono, cioè, una persona normale vede come freak troppo grosso perfino già un men's physique. Quindi chi guarda bodybuilding comunque va a cercare il freak, ok? Che ci si sposta verso la bellezza e quant'altro con diversi canoni. Però se io vado a guardare il Mister Olympia, voglio vedere Kai Greene perché è gigantesco, voglio vedere Big Ramy perché è grosso e scannato. Cioè, bodybuilding è questo alla fine. Poi ovviamente si stanno mettendo altre categorie come adesso il Classic Physique e quant'altro per avere delle cose ridimensionate più accettabili un po' da tutti. Però Ok, ma togliere però la Open, insomma,
La vedo dura. Però se seguiamo il tuo discorso, le donne bodybuilder dovrebbero essere ancora lì. C'è anche ragione. Ne abbiamo parlato prima io, Vittorio, ma non penso che ciò che vale per le donne bodybuilder possa essere applicato, esatto, per gli uomini. Esatto. Non credo che... Sono d'accordo quando dite che lo spettatore va alla fiera, va all'Expo, va al Superbike dell'Olimpia, vuole vedere il mostro, vuole vedere l'eccessivo, vuole vedere l'estremo. Nell'uomo vale questa cosa. Nell'uomo vale, come un circo. All'uomo è consentita. La stessa cosa ovviamente non vale per le donne bodybuilder, ma non penso che la categoria 212 libre possa scalzare, diciamo, dal trono dell'Olimpia i grossi. Non credo. Per rispondere a questo. Io non credo, sì, che non... completamente d'accordo, cioè, sì, perché poi anche la donna è già comunque più discriminata in per sé, già le fitness, le figure vengono viste già come delle aliene dalla gente normale. Assolutamente sì, e comunque porto sempre avanti la mia battaglia, che è questa, cioè che c'è spazio per tutti. Va bene diversificare quel discorso che sempre ci siamo fatti io e te prima, Vittorio, no? Tutto si evolve, quindi probabilmente anche il bodybuilding si sta evolvendo verso scenari più articolati, più complessi rispetto a quelli di una volta dove c'era mister e miss Olimpia fine. Va benissimo che si diversifichi, secondo me, perché questo amplia le possibilità di accesso anche, ecco. Cioè, fatto per tutti sarebbe opportuno, però che tutte le categorie venissero rappresentate, quindi qui ovviamente torna a bomba alle donne bodybuilder appena eliminate dalla gara. Concordo con Viviana, assolutamente, tutti devono essere liberi di fare quello che vogliono, di essere come vogliono e di avere il fisico che vogliono. Valentino, se piace essere più grosso, è giusto che sia più grosso, a me se piace essere più magrolino, va bene così. L'importante è che quello che fai ti piace, ti soddisfa quello che poi ottieni col tuo lavoro in palestra. Esatto. Poi ricordiamoci che poi insomma ce lo portiamo dietro sto lavoro. Esatto. Poi adesso nel mondo c'è tutta questa rivoluzione di essere accettati, tutti quanti devono essere liberi, tutti quanti devono essere rispettati, uomini con uomini, donne con donne e quant'altro. Non vedo perché una donna non possa fare bodybuilding. Cioè tutti devono essere rispettati tranne le donne bodybuilder. Mi pare eccessivo. Stanno sempre il fallino di cuore. Sì, ma infatti vengono proprio... Cioè, prima le hanno fatte diventare grosse, poi gli hanno detto, no, guarda, non riusciamo più a metterti un barattolo di proteine accanto perché non vendi più. Poi gli hanno detto, no, guarda, non potete più gareggiare. Non mi piace proprio questa cosa. Fare quello che vuole con il proprio fisico finché non sei una donna che vuole fare bodybuilding. Una donna esatto, è una cosa assurda. No, oggi è così. C'è il cosiddetto movimento di fat acceptance, che, oddio, le donne grasse bisogna rispettarle perché hanno la loro scelta e sono bellissime, fanno quello che vogliono. E scusa, ma giusto, tu puoi essere grasso, magro, alto, basso, cioè... Se mi rompi le balle perché devo accettare che un'obese di 100 kg secondo te è bella, io voglio una donna di 100 kg muscolosa, che problema c'è? Infatti. Facciamolo per tutti, o per tutti o per nessuna, no? Ma potrebbero tornare domani le donne bodybuilder. Voi cosa ne pensate di questa eliminazione della categoria? Quindi dimmi, cosa pensate che ci sia dietro questa scelta federale importante? Per me è puramente soldi. Puramente soldi, perché non vendono più, la gente non va più a comprare magari i biglietti per vedere la competizione delle donne grosse. E allora ho detto, guarda, non ci guadagniamo più, cambiamo rotta, almeno dal mio punto di vista, per carità. Sì, magari sia soldi che immagine alla fine, perché come si diceva anche prima, la donna bodybuilder è contro natura, l'uomo bodybuilder è grosso, è uno, cioè io guardo Big Ramy, vorrei essere Big Ramy, non lo sarò mai mi avvicinerò. Però è così, una donna che guarda, cioè sono veramente rare e quindi è veramente difficile trovare, come diceva Vittorio, il biglietto da vendere. Sì, però è pur vero che ci sono donne che vogliono essere grosse. Ma certo, sicuro, però sono molte, molte, molte meno. Cioè l'uomo dall'era dei tempi, dall'era degli eroi, dall'antica Grecia, anche prima, l'uomo è eroico, è grosso, è gigantesco, è enorme, è forte.
Madonna invece è sempre stata Signore, un attimo nel solo. sud. Mi dica. Sinceramente, l'ultima gara professionistica che ho visto è stato l'Arnold Classic in Ohio nel 2014. E la parte più noiosa è stata guardare le biglietti. No, sì, Se a me, che mamma sono un mia, giovane ragazzo di palle. 25 anni, avessero tolto la categoria bikini, non me ne Magari. sarei... Ma guarda, non me ne sarebbe proprio importato. Togliere le donne bodybuilding, per me che sono un appassionato di bodybuilding e che voglio vedere lo show, questo sport, sinceramente per me è un grave danno. Per me, quando vado a vedere una gara di bodybuilding, voglio vedere il bodybuilder, la bodybuilder, il men's physique, la woman's physique, la figure, la donna che fa il fitness. Fitness. Ma bikini voglio dire, sì, fitness con la routine divertente e quant'altro, ma sinceramente se avessero tolto le bikini mi sarei risparmiato di vedere per un quarto d'ora delle ragazze che camminano avanti e indietro, che quando tornano indietro girano così, così e così. Beh, tu lo sai che la tua categoria è la versione maschile delle bikini, vero? Cioè nasce per questo. Tu lo sai che sei la versione maschile di una bikini. Preparati a sculettare. Attenzione, attenzione. È vero, è vero. Io sono un appassionato di bodybuilding. Quindi, se a me mi togliete la categoria, se mi togliete le donne bodybuilding, a me mi togliete la parte dello spettacolo. Alla fine è vero, cioè quando c'era E nello questo. streaming in diretta live dell'Olimpia, quando me lo Cioè, godevo, le donne vedere le bodybuilding non le donne bodybuilding saltavo. era Mo ci figo. sono le bikini, mo io prendo e vado a mangiare. Cioè, Quindi, che caspita c'è da vedere le bikini e adesso? cosa, se Sì. cerco le bikini, basta Google, trovo quello che voglio, ci sono un sacco di siti, che problema c'è? Quindi Viviana, siamo in quattro e in quattro concordiamo a togliere la categoria bikini. E questo argomento è complesso. Penso sempre, io parto sempre dal presupposto che ci alleniamo per essere come ci piace, quindi va benissimo diversificare e, come dire, lasciare aperte tutte le opportunità che lo strumento bodybuilding offre. Va benissimo. Quello che trovo sbagliato è togliere qualcosa, perché da atleta, nel momento in cui mi togli una categoria, metti in pericolo l'esistenza di tutte le altre. Questo è cioè il mio pensiero di base. Quindi va benissimo aprire alle bikini, che Condivido. personalmente non amo, non, cioè, non rientra in quel che per me è la mia aspirazione, diciamo. Però secondo me ci possono stare. Quello che non capisco è il togliere una categoria. Finché andiamo ad aumentare va bene, ma il togliere mi ha lasciato veramente perplessa. Quindi contemporaneamente a questa eliminazione, però, Vittorio, vienimi dietro se dico qualcosa di sbagliato. Da anni assistiamo all'eliminazione delle bodybuilder dalle riviste, perché 15 anni fa, accanto ai grossi, c'era sempre una grossa. Sì. Man mano questa cosa è andata perduta, quindi probabilmente il mercato non vuole vedere le bodybuilder. Non lo so, adesso provo anche a vedere le cose dall'altra parte, no? Ad essere uno sponsor e cercare di capire che cosa mi serve per vendere il mio prodotto. Probabilmente al grande pubblico la donna bodybuilder non piace, spaventa, fa vedere delle cose che forse non lo so, la gente non ama vedere, non lo so. Ma magari non piace l'idea della donna indipendente, forte, che se la può cavare da sola, perché siamo in questo mondo dove i maschietti salvano la situazione e le femminucce stanno a casa sempre a far la maglia. Ricadiamo sempre lì, quindi. Sì. Sì, ma c'è anche questo movimento della donna indipendente che fa tutto lei, è meglio dell'uomo e quant'altro, però non è visualizzata come la donna grossa, è visualizzata in altri modi. E quindi non è trasmessa la libertà di una donna di fare quel cavolo che vuole anche con il suo fisico rispetto a questa libertà che in teoria si sta spingendo ugualmente. Cioè la donna è libera di essere slegata dall'uomo, avere la sua carriera, fare le sue cose, fare quel cavolo che vuole, finché è una donnina messa per bene lì col tailleur, è tutta perfetta. Sì, che faccia solo estetica praticamente.
cioè che sia puramente un scusatemi la parola brobiosa, un oggetto d'arredo. Sì, cioè, no, quando io vedo queste cose qua è la donna che se ne va fuori, che può uscire da sola, che può fare serata da sola con le amiche, che può fare queste cose qua, non che si può allenare e diventare gigantesca col culo a righe. No, e in più sono d'accordo con questa cosa che ha appena detto Vittorio, è importante questo cambiamento che c'è stato. 15 anni fa, 20 anni fa, nelle riviste, il grosso aveva a fianco una grossa, erano due atleti. Sempre più siamo andati verso un grosso con di fianco una cosa bella da vedere. Esatto. C'è stato questo cambiamento importante, secondo me, in questi anni. Quindi la donna non è stata come un atleta, ma come un supplente grazioso a fianco all'atleta uomo, esatto, maschio grosso. Ma se poi vedete anche allargando la cosa. Intanto bentornato Valentino. Ha una connessione che viene e che va. Adesso Vittorio, no, dico, se poi hai smesso. Se voi pronto? Sì, sì. Ok. Se voi allargate la cosa al cinema. Nell'ultimo film che vedremo di Batman e Superman, Wonder Woman, che è per antonomasia la donna più potente dell'universo della DC Comics, quindi una mazzone muscolosa, sarà interpretata da una fotomodella che è tutt'altro che muscolosa, proprio per dare sempre l'idea che lei deve essere bella, carina e con i capelli pettinati, che però comunque se poi dà pugni e calci non ha importanza, ma deve essere solo una figa e basta. Beh, quello però c'è anche nel mondo maschile. Cioè, se guardi il Superman dei tempi addietro e il Superman degli ultimi film, è sempre più secco. No, l'ultimo c'è i muscoli, Sono doppi del Superman moderno. È proprio tutta la società che si sta spostando verso un resize dell'uomo in sé, ma anche le nuove generazioni, i ragazzini, gli standard che ci sono in televisione e quant'altro. Io vedo gente sempre più piccola. Non so se dove si sta evolvendo il pianeta o se è la moda del momento, come era moda essere ciccioni i nobili del 600 perché loro mangiavano, i poveri no, come era moda essere anoressici poi più avanti o quant'altro, però io noto in generale questa tendenza al piccolo, al secco, non capisco perché. Fermiamoci qua che è raccapricciante questa cosa, sì. È inquietante. Manuela, davvero è inquietante. Molto bene, molto bene. Va bene. Quindi le donne. Ciao. Sì, alla fine le donne bodybuilder hanno deciso di eliminarle proprio per... Forse per una questione, dal mio punto di vista, puramente di marketing. Guardiamo però un aspetto positivo. Nessuna delle grosse... cacciate, passatemi il termine, si è riconvertita a categorie minori. Hanno tenuto fede al loro intento, cioè sono andate avanti per la loro strada, sì, non so quale sarà la strada. Lo fanno per loro stesse, cioè come tutti noi, lo fai per te il bodybuilding, non lo fai per la gara. La gara capita. Sì, però un agonista di quel livello, penso, Viviana correggimi, è diverso, cioè loro si allenano soprattutto per una competizione, una cosa che insomma gli porta prestigio, fama e tutto il resto. Se no, sei una bodybuilder e fai poi la gara da bodybuilder, non è che lo fai per la gara e basta. Cioè prima diventi bodybuilder e poi pensi alla gara. Cioè io la penso così, non è che parto da zero e penso di fare gare, viene dopo. Sono d'accordo con entrambi, sono d'accordissimo sul fatto che ci alleniamo e ci piace essere grossi o grosse per noi stessi. Di contro, quando sei una professionista e la tua vita è incentrata su un anno strutturato con dei ritmi ben precisi scanditi dalle gare, il fatto che ti tolgano questa possibilità anche di gareggiare ti spiazza parecchio. Infatti molte delle ragazze delle bodybuilder sono andate in crisi, quindi non so come si sono poi riconvertite. Però immagino che sia stata una notizia pesante per parecchi di loro. Non so, Vittorio, se sa qualcosa di più su cosa fanno attualmente. No, gli Skyl ormai è diventata padrona di due palestre, insomma c'ha tutta una sua agenzia di personal trainer, però
Ovviamente non va alle fiere, sarà il Mister Olimpia quest'anno nel suo stand, così per lo sponsor che comunque ha ancora, però non è più, sai, l'atleta di spicco, l'atleta che insomma va al Miss Olimpia, si sta preparando, queste cose così. Ma come lei, come Alina d'altronde, lei ormai praticamente, a parte qualche uscita così, qualche foto, praticamente non si vede più. Non so per cosa faccia, cioè io la vedo sempre che tipo sui siti dove fa le fotografie, però non è più come una volta, ecco. Anche se qualche gara da donna bodybuilder esiste ancora. Sì, quelle che hanno per il movimento extravaganza, per esempio, no? Quelle che abbiamo visto nelle passate settimane. Ma sono un circuito di, non so se non ricordo come si chiamano loro, gli sponsor della gara, che portano avanti una loro linea di condotta che prevede invece le bodybuilder. Sì, che comunque è un NPC che dà sbocco al che dà aiuto al professionismo, ecco. Esatto. E forse sono l'ultima spiaggia, insomma, che è rimasta a loro, brutto dire comunque l'ultima spiaggia, brutto. Sì, però speriamo comunque, ci dicevamo, no, che il bodybuilding come tutto è in continua metamorfosi, in continuo mutamento, speriamo anche in un ritorno futuro, insomma. Beh, potrebbero tornare in fondo, voglio dire, se si capisce come reinserirle, non vedo perché non dovrebbero esserci, ecco. È stato il Phoenix World Championship comunque una delle ultime gare dove c'erano le donne bodybuilder. Potrebbe essere anche un'evoluzione delle physique, l'abbiamo considerato questa cosa, perché togliendo una categoria superiore, le physique, anche loro al loro interno saranno spinte sempre più verso volumi, verso definizioni, quindi non lo so come si evolverà anche questa categoria. Cioè tu dici che... limitare non è impedire, no? Capisci? Sì, sì, potrebbero cambiare in una nuova categoria, insomma, perché poi potrebbero fare come i men physique, che dicono che sono diventati troppo grossi, facciamo i classic physique, esatto. Anche se da quello che dice Valentino, praticamente saranno più piccoli dei men physique questi nuovi. Sì. Non ne usciamo più, insomma, fra un po' faranno la mia categoria, praticamente. Senti, bagnati, e allora li devo trovare in sempre io. A forza di aprire il bodybuilding a sempre più gente, magari ci si arriva. Ma dai, cioè no. Guarda, sei tu dietro queste... venite categorie. Sì, sono io. Sto spostando tutto affinché riesca a diventare Mister Olimpia senza fare nulla. Maledetto manipolatore. Oh, sono culturismo italiano dopo tutto, eh? C'è gente che mi dice che pago la gente per apparire sulla mia pagina, quindi. Prima l'Italia, poi il mondo. Esatto, capito? Non vedo l'ora. No, tornando alle donne, comunque sì, è vero, perché c'è da vedere che le women's physique in rapporto ai men's physique sono anche più grosse, quindi può essere che queste women's physique magari si spingano un pochettino più oltre, più in avanti, guadagnino, diciamo, mettano sulla scia delle donne bodybuilding, voglio dire, più o meno. Ma correggetemi se sbaglio, la woman physique non nasce dall'evoluzione della nostra body fitness o no? No, perché anche lì i parametri sono diversi. Quindi non è un'evoluzione della body fitness, la physique, è una categoria di mezzo fra la body fitness e la bodybuilder? È questione di un parametro, sì, è un mix tra la figure e la bodybuilder, okay. Però non è l'evoluzione della figure, perché nella figure sono richiesti dei parametri che nella physique sono opposti. Guarda la Dana Limbaley, clavicola piccola, mentre Nicole Wilkins Lee, una clavicola più lunga, un bacino più stretto, al di là del posing, che poi è differente, proprio la struttura che è ben diversa. Non, non, è,
non è un'evoluzione, è una categoria a parte. Ok, ok, però un'altra cosa, no, è un mix tra bodybuilding e figure, però di sicuro non è l'evoluzione della figure. Okay. Anche perché se noi guardiamo le atlete che fanno le body fitness, hanno proprio una struttura totalmente diversa dalle woman's physique. Okay. Cioè proprio... Ci mancano le fitness, chi vedete voi vincitrice? Io ovviamente ve lo dico subito, per me vince Oksana, cioè a mani basse, può salire sul palco e prendere direttamente il trofeo per me. Per voi? Tifiamo Oksana, tutti. Sì. Ok, yeah, tutti Oksana. Anche perché è migliorata ancora, è migliorata ancora. È bella, è brava, è elegante, c'è tutto lei. È migliorata, perché... è migliorata ancora. È brava, brava. E invece anche molto, però, da quinto posto, penso che Bettany Cisternino, la moglie di Gaetano. Bellina, bionda, pulita, le sue routine sono dinamiche, complesse, ottiene sempre ottimi punteggi. Anche Regina De Silva è brava, insomma, in quello che fa, però mi sembra un po' troppo dura come atleta, anche nelle routine. Sì. Tanji Johnson, ecco, lei è una che spinge molto per il primo posto pure. Ha un'ottima routine, ottimi salti, bellissime aperture, abbastanza complessa anche come routine. Linea bella, insomma, anche lei secondo me potrebbe essere una che potrebbe insidiare forse il trono di Oksana, che secondo me comunque deve vincere, perciò non diciamo corbezzoleria, deve vincere, basta. Si ripropone un po' il podio dell'anno scorso, quindi dove sì, il podio praticamente scorso. Sì, assolutamente. Spero che ovviamente le routine siano tutte differenti quest'anno, perché per esempio Oksana ha presentato già per la terza volta la stessa routine, non all'Olimpia ma durante delle gare, quindi vorrei insomma che ci facesse vedere qualcosa di diverso. Siccome è capacissima e ho visto che si sta allenando nuovamente sul tubo della pole dance, tubo no, sì, sul, insomma, sul coso della pole dance, magari palo. Il palo, grazie, magari potrebbe stupirci con qualcosa di nuovo e differente. Però sicuramente lei prima. Mentre nelle figure? Nelle figure, allora, togliendo... Candice Green mi piace. Secondo me nelle figure c'è queste... Tutte e due si chiamano Candice, giusto? Sì, una Lewis e Keen. Tra Lewis. Lewis è bella, sai? Io pensavo fosse addirittura... moglie di Flex Lewis all'inizio. È molto pazzesca. Sì, bella, è anche bella di viso. Questa poi è l'unica, non so se l'avete notato, che sta mettendo tutta la sua preparazione dell'Olimpia online, cioè sta facendo vedere proprio il progresso di come si sta evolvendo fino all'Olimpia, ed è l'unica delle figure che sta facendo questa cosa quest'anno, perché le altre sono un po' più nascoste. La Wilkins, che ne pensate? La biondina? La regina. Sì. La regina ha anche fatto il nuovo taglio di capelli, ha fatto i capelli un po' più corti, gli stanno anche meglio. Ti piace? Mamma mia. Molto, e come dico sempre, è una delle quello che mi piace di lei da sempre è che è sempre atleta. Non l'ho mai vista. Posso dire, cioè non è mai il mignottone. Ah, è vero. Un'eleganza. È sempre elegante, pulita, atleta, è sempre bella, veramente. Solare, sorridente. Ha detto giusto. Che lei comunque è cresciuta parecchio muscolarmente. Sì, ma lo porta in un modo estremamente elegante, ma anche come si veste, la postura. Guarda una Dana Limbale, è vero che sì, lei è tutto un personaggio un po' più dark, un po' più così, però voglio dire, la categoria diversa con un po' più muscoli, però Nicole Wilkins lì non è più piccola, chissà quanto più piccola di Dana. Però infatti non sono molto più piccola, cioè non sono molto differente.
No, è l'armonia che è diversa, però voglio dire, c'è una classe nel camminare, quando si allena, nei suoi video, quando parla, quando spiega, ciò che scrive, è una professionista da ammirare. Cioè, la segui, vero? La seguo. Invece con Viviana ci domandavamo c'è un atleta nelle Women Physique poco fa che si chiama Yasha, che fra l'altro da poco ha avuto il tesserino, ma questa atleta non ha un cognome, non, o proprio è nel suo paese che, a cui non danno esistono cognomi, cioè non esistono. Cosa mi dite di queste altre due atlete sempre Physique che a me interessano molto? Allora, una è la Micaela Soto, per intenderci, che ha appena vinto l'Atlantic City. Sì, avete preso? Sì. Una bella atleta, secondo me, interessante. E l'altra è la Daniela Ridon. Cosa ne pensate? Avete idea? Allora, a me piace più la Soto, onestamente. Sì, mi piace sia come linea sia anche come si presenta sul palco, il posing è sempre comunque curato, anche il costume. Mi piace anche l'idea che abbia, sai, questo fare un po' più aggressivo, però sempre elegante, non è mai troppo mascolina o magari che so, esagerata. Ecco, a me piace molto di più, poi ovviamente gusto personale, Sì, anche a me. Mi piacciono entrambi. Ma il livello è abbastanza alto nelle Women's Physique. Sono davvero quasi tutte le atlete ad alto, a un livello molto 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 alto. Mi piacciono entrambi. Non abbiamo parlato della vincitrice dell'ultimo Arnold Classic dell'anno scorso, praticamente, la Malacarne. Sì, potrebbe rivincere? Secondo me sì. Sì. Cioè, tipo che sale sul palco e porta via la statuetta? Di questo stiamo parlando? Cioè, non ci sono altre atlete, secondo voi, che possono dire no, guarda, forse quest'anno possiamo... Perché la numero 2, cioè Dana, quest'anno non c'è. No. E a mio parere, anche se ci fosse stata... Non ce l'avrebbe fatta lo stesso. No, non penso. Io condivido l'idea, anch'io. Se anche se fosse stata, non sarebbero cambiate le carte rispetto all'anno scorso. La struttura è troppo penalizzante rispetto a quella della Malacarne, che invece ha questo V-shape pazzesco. Mamma mia. Quindi credo che sia quest'anno. Quindi la Coppet gareggia quest'anno, che è arrivata terza l'anno scorso. Sì, Tisi Coppet, che l'anno scorso è arrivata terza, gareggia pure, però non mi sembra, insomma, non, no, onestamente non mi è mai piaciuta, quindi non è una atleta, insomma, che vedo possibile vincitrice insegnare. Tornando al discorso di prima, abbiamo parlato delle Women's Physique, Open, 212 libre, Men's Physique, e non abbiamo parlato della categoria con più atleti, delle bikini. Tre quarti d'ora di categoria. Pausa, bagno, caffè, cibo. Sono tante, 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 e io ammetto la mia ignoranza, per me sono tutte bellissime, ma non ho mai capito come le giudicano. Cioè, per me sono tutte troppo belle per dire questa no, quella no, però non saprei cosa. Ci vorrebbe una bikini. Cioè, giudicano il culo. Esperto di bikini. Cercate un esperto di bikini. Tutti sono esperti di bikini. Sai, Emanuele, io darei proprio una cosa, cioè io lascerei proprio la categoria bikini nella. A parte per cercare proprio una
bikini o qualcuno insomma che ci possa istruire in caso, in modo da poter analizzare bene, perché io direi un sacco di cazzate. Perché scommetto che tutti guardiamo tante foto di bikini, però un conto è conoscerle bene bene e un conto è saper giudicare la gara. Sì, no, ma infatti, capito? Chiaramente ho parlato con i migliori coach, grandi coach in Italia, con i coach che preparano le campionesse italiane. E posso fare nomi? Certo. Sì, sì, sì. Mauro Sassi dice, Mauro, come si prepara una bikini? La bikini, vai in palestra, un po' di cardio, un po' di adduttori, due glutei, vado al parrucchiere, si mette il rossetto, sale sul palco. E si rifà le teste se non l'ha già rifatte. Ecco. Questo, quindi se, Mauro, ma tu quando devi preparare la tua bikini, come la prepari? Ma perché prepararla io la prepara perché tu che faceva la bikini. Che poi è vero, cioè una deve essere bella di suo, andare lì tutta precisa, un po' tonica, truccata, pettinata perfetta e va come va. Ecco. Non può arrivare un rospo e prepararsi per diventare una bikini. Non lo so, ripeto, sono tutte per me bellissime, non ho idea dell'impegno che ci voglia, di cosa si faccia in palestra. Proprio non ne ho, onestamente. Cosa c'è in palestra? Dai, sicuro si fanno il culo. Liliana, per favore, dimmi qualcosa tu perché stiamo trascendendo. Preferisco tacere. Beh, se lì non fanno il cardio. Ma è difficile non farsi vedere i muscoli allenandosi, no? Anche questa è un'impresa dura, insomma, ecco. Bisogna anche essere capaci, ecco. Cattiveria. Ragazzi, stiamo esagerando adesso. No, comunque, sono tutte belle, hai detto giusto tu, Vittorio. Io non saprei chi scegliere. Serietà, massimo rispetto per tutte le atlete, ovviamente. Il mio problema è che proprio le trovo tutte così belle che non riesco a scegliere questa piuttosto che quest'altra. Ecco, sai cosa a me dà fastidio? Che vedo purtroppo tuttora sui palchi italiani di federazioni più o meno importanti, non è importanza, però un atteggiamento di alcune di loro ancora troppo espansivo, ecco. Espansivo è una bella parola. Poco professionale, ecco, insomma. Una su tutte qualche anno fa... con una crema tutta brillantinata addosso, cioè movimenti esagerati, esasperati, non si può. Dovrebbero anche in quel senso penalizzarle, ecco, secondo me. So che adesso iniziano a penalizzare anche la manina, la classica manina delle bikini, sapete, no? Qual è? Sì, quella di lato. Del bikini mettono quella manina così, è penalizzante adesso, devono essere molto più rilassate, però c'è da dire che le bikini che stanno vincendo sono davvero quelle lì che fanno meno chiamiamole moine sul palco. Sì, meno ne fanno, meglio è, posso vedere sia le professioniste che le amatoriali. Davvero devono essere molto rilassate, la bellezza si sa, forse non è quella lì a quel sapone, anche se viene premiata quella lì più a quel sapone rispetto a un atleta un po' più preparata. Tra le professioniste io sono follemente innamorato della piccolina India Paolino. Anch'io, mamma mia. E sono davvero innamorato. Sapete che è grande amica di José Raymond e Guy Cisternino, vero? Lo so. È un periodo mi sono anche ingelosito pensando che fossero fidanzati, però che era l'amante. No, Guy Cisternino sta con Bettany, sono bellissimi, porca miseria. Lo so. Io ho avuto il piacere di parlarci con Guy Cisternino e non so se ti ricordi,
Eugenio, se non erro dovete portarti anche un souvenir da Columbus. Sì, mi ha mandato Evan, quella volta fu così gentile da mandarmi due magliette, una firmata da Cisternino e una sì. di Centopani, che proprio è quella sua, vera, che infatti è enorme, tipo 3XL, sì, sì. una cosa enorme. E mentre stavamo parlando con Gai Cisternino, Eugenio parlava con Gai Cisternino e io parlavo con India Paolino. Quindi poi da India Paolino il fascino latino, insomma, dai, sì, è simpatica, è simpatica. Poi passavo ad Amanda Latuna, che è strabella, che fra l'altro Amanda Latuna anche lei sta con un bodybuilder. Si sono sposati. Tutti e due bellissimi pure loro, porca miseria. Sì, sì. Non giovanissimi entrambi, però lei è un ex cantante. Sì? Sì, sì, lei è una cantante, un ex cantante, poi ha iniziato a fare la Billy niente. È forte. La mia preferita è bella. Molto bella. Sì. Io la seguo su Instagram ed è molto compita in quello che pubblica, non ha mai tipo queste foto troppo molto. Infatti tutte le bikini che vincono non sono queste, e questa è la differenza, che molte fanno le bikini perché vogliono fare, io le chiamo le Sailor Moon, che non fanno un cavolo, che invece c'è la bikini più composta come, come Amanda Latura, ma anche parliamo delle classiche bikini italiane, no? Della Jessica Stefanini, della mia cara amica Jessica sul palco non è chissà quali capriole fa rispetto a qualcun'altra che si gira, rifà occhiolino a destra, occhiolino a sinistra, poi gli cadono pure gli orecchini, sì, non fanno niente. L'attuale Miss Bikini Olimpia, che se non erro ha vinto due o tre volte, Ashley Cult Weiser, come si dice? È compostissima. Anche troppo. Anche troppo, e diventa apprezzabile. Beh, ma è così che si deve fare. Tu comunque sei un atleta, devi portare il rispetto per il palco sul quale sei, per quello che stai facendo. Non sei né in un night né Vittorio, però se guardi gare amatoriali tipo Arnold Classico o Mister Olimpia amatoriali, davvero nei preliminari c'è da ridere, davvero sì, da ma ridere. Infatti, ma secondo me è proprio sbagliato. Sì, perché molte derivano da lì alla fine. Bella ragazza che può fare la bikini truccandosi e pettinandosi, e va lì sul palco e fa quello che fa a quando lavora nel night. Sì, però dico, quando poi sei sul palco, secondo me, un atleta deve comportarsi da atleta, o no? Sì, il problema è che essendo relativamente infatti più facile, viene premiata quella lì che fa l'atleta. Essendo relativamente più facile fare l'atleta, viene premiato quello che fa l'atleta. Fai in tempo a diventare atleta, cioè nasci bella ragazza, ti puoi buttare dopo un anno sul palco volendo, e non lo sai cosa vuol dire essere un atleta, un bodybuilder. Mentre un bodybuilder che si fa il mazzo per anni arriva sul palco e dice: minchia, finalmente, fammi fare il bravo. Ho capito dove vuoi arrivare, sì. Insomma, sarà anche così. Bon. Comunque c'è da dire, signori, che siamo tutti atleti, voglio dire, i sacrifici anche la bikini li fa, sì, non chiaro. Scherziamo, si meno certo ma anche... Punto, però è vero. Ognuno si impegna per la sua categoria. A modo suo. Sì, ognuno si impegna. Non è semplice comunque dover trovare il miglior parrucchiere, la migliore estetista... Ma poi basta, cioè, uno si prepara per le gare di bodybuilding, spende la sua preparazione, il cibo, le cose, tutto un casino, e lì spendi il parrucchiere. Sai quanto costano le extension? A voglia. Sai quanto costano i costumi? Tutti Swarovski, un casino. Swarovski, quindi voglio dire, sono sempre atlete che si impegnano.
scherzi a parte, questo è ovvio, però di sicuro sono la categoria più commerciale. Sì, sono una categoria che serve a far commercio, che serve ad attirare l'altro sesso, cioè il sesso femminile al mondo del bodybuilding. Tutto qui. Non penso sia vitale, non penso che se fra 2 anni facessero un Mister Olimpia senza la categoria bikini ci sarebbe a parlare rispetto a magari quest'anno a non avere un Gay Green sul palco. Questo è il mio pensiero, Qualcuno lo può dire dei mensisic, qualcuno può dire pure, beh, gli scemi col pantaloncino se ne possono stare a casa. Sì, io sono il primo che sono più un appassionato di bodybuilding che di mensisic, però voglio dire, ci sono anche categorie, quelle lì che abbiamo parlato prima, dove partecipano donne, come la woman sisic, come la figure, che sono categorie come la fitness, che fanno le fitness routine, che sono categorie spettacolari, bellissime, che hanno dei corpi, voglio dire, davvero da donne super allenate. Quindi di sicuro le bikini sono solo ed esclusivamente la categoria per far commercio. E poi tutto si può evolvere, perché cioè, si poteva dire così dei men's physique, però se io vado a vedere i men's physique che ci sono adesso, guarda Jeremy, dico magari fosse così, cazzo, già pensando in ottica da bodybuilder, cioè non è piccolo, non è grasso, è tiratissimo, è completo e quant'altro. Quindi magari si potrà evolvere anche quello, chissà. Ma lo scopriremo solo vivendo. Evolvere una bikini. Sono Kardashian. Magari di chi c'è quello più grosso diventa. Liliana, salvaci tu. Quando entrano in questo luogo periglioso, salvaci tu, ti prego. Di qualcosa di intelligente almeno tu. No, ma sono d'accordo con Valentino, la categoria in realtà è nata per avvicinare le donne al bodybuilding, per rendere diciamo accessibile il palco anche a chi da poco si allena, quindi in quest'ottica benvenga e benvenute alle sorelle bikini che comunque si allenano e fanno sacrifici, per carità. Le cose importanti sono sempre due, sul palco essere atlete e non mignottone, perché di quello non c'è bisogno. E la seconda cosa è che, ripeto, quella che ho già detto prima, è che sarebbe bello che tutte le categorie venissero rappresentate, dalla donna estrema alla donna parrucchiera, alla donna bikini, insomma. Ce lo auguriamo tutti, visto che il bodybuilding è in continuo movimento, in continuo cambiamento, ci auguriamo che anche i vertici federativi della IFBB tornino sui loro passi e ci dicano, eccole qua le donne bodybuilder, subito dopo, subito prima delle bikini, poco importa, insomma. E allora con questo succo, insomma, speriamo che tutto torni felice e contento, il mondo sia pieno di arcobaleni. Chiuderei, insomma, prima che Valentino trascenda ancora e mi porti giù nel baratro con lui. Va bene così, allora. Adesso chiudiamo con un unicorno che vola. No, dai, chiudi con un'altra cosa. Chiudi con Viviana che parla e basta, perché sennò, insomma, vero davvero. Va bene, ok per l'unicorno. Ragazzi, un attimo solo, voglio ringraziarvi io comunque per avermi coinvolto e reso partecipe. Io sono il più giovane del gruppo a livello atletico, di sicuro, e quindi per me è davvero un onore aver fatto parte di questa videochiamata. Sono davvero molto 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 onorato, non l'ho detto prima, lo dico adesso, è stato un onore grandissimo davvero per essere con voi tutti, ma soprattutto con la campionessa Viviana, che io ho sempre seguito, quindi voglio dire, davvero vi ringrazio tutti per avermi coinvolto. Grazie a te Valentino, grazie all'Anderson che ti ha dato il permesso di essere qui con noi, grazie a Viviana Violante che io adoro, Viviana io ti adoro, quindi vedi un po' tu, insomma, prima o poi ci dobbiamo mangiare una pizza assieme. Grazie Emanuele, grazie alla Colors, grazie a Vitamin Center, grazie a voi che ci avete seguito fino a quest'ora. Va bene, ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Ciao, un bacio a tutti. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao.